si è svolto ieri 15 ottobre nell'Aula Magna Antonio Quistelli dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025. La cerimonia è stata aperta dal magnifico rettore Giuseppe Zimbalatti, che ha fatto il punto sulle scelte e le strategie di sviluppo dell'Ateneo, affermando che servono investimenti importanti per poter puntare sempre più in alto. E iniziamo questo nuovo anno con molta fiducia, molta speranza, molto ottimismo e abbiamo dei dati molto confortanti che dimostrano l'impegno del nostro Ateneo sia in termini di ricerca che in termini di didattica. Sulla qualità della nostra ricerca si è già espressa l'Università di Stanford con un ranking che vede tanti dei nostri docenti classificati all'interno di essa. Per quanto riguarda la didattica, stiamo aumentando ed aggiornando e ammodernando i nostri corsi di studio. Quest'anno attiviamo ingegneria meccanica e scienze motorie, per cui un'università che si muove e che oggi celebra la sua inaugurazione con un ospite illustre, appunto uno dei più grandi divulgatori scientifici che si conoscano, Alberto Angela, che tra l'altro riceverà una laurea honoris causa in scienze forestali e ambientali. Innanzitutto permettetemi di dire che sono molto felice di essere qui. Arrivando ho visto tanti ragazzi, alcuni nelle aule, alcuni fuori, e chi fa ricerca non smette mai di continuare a studiare e di conseguenza io mi sento uno di loro ancora. Passati un po' di anni, però è come se adesso dovessi entrare anch'io in un'aula, assistere a un corso e fare poi un esame. Anzi, adesso farò un esame dopo, tutto sommato, per la laurea. Quindi mi sento molto al loro posto e cerco di essere loro dopo. A loro do un consiglio: non considerate l'università come un momento, ma come un trampolino. La laurea, la tesi anche, non deve essere l'atto finale di un corso, di un momento, ma un trampolino, una scala per il mondo del lavoro. Le due cose sono intimamente legate. E poi un'altra cosa, credo in loro. Credo in loro perché il futuro incombe e solo le giovani menti, le menti preparate, saranno in grado di risolverlo.